Cari amici, benvenuti anche oggi sul mio canale YouTube e in questa puntata voglio mostrarvi come allenare la parte superiore del corpo con l'utilizzo di due segni. Nella scorsa puntata abbiamo visto come allenare gambe e glutei con l'utilizzo di una sola sedia e oggi invece vedremo come con due sedie sarà possibile allenare tutta la parte superiore. Questi esercizi sono adatti sia a persone fuori forma che a persone già con una buona forma fisica. Diciamo che gli esercizi che proporrò in questa puntata sono un modo per allenarsi in casa senza spendere soldi e senza dover andare per forza in palestra. Il primo esercizio che vi mostro è adatto anche alle ragazze ed è una forma di piegamenti sulle braccia eseguite con l'utilizzo di due sedie. Ovviamente più la base d'appoggio è alta più l'esercizio risulterà semplice, quindi questo esercizio è adatto anche alle donne che generalmente hanno dei livelli di forza inferiori rispetto ai ragazzi. Quindi mettete due sedie di fronte a voi, appoggiate le mani e da questa posizione vi abbassate e poi vi risollevate in questo modo. Se siete più forti, andiamo ad abbassare la base d'appoggio e quindi l'esercizio verrà fatto in questa maniera. Metto le due sedie, appoggio le mani e da questa posizione mi abbasso e poi mi risollevo, cercando di fare sempre un movimento completo. Se sono ancora più in forma, sono ancora più forte, posso invertire, appoggio i piedi sulle sedie e le mani a terra. In questo modo l'esercizio diventerà ancora più difficile. Quindi lo eseguiamo in questa maniera. Appoggio i piedi, mi abbasso e poi mi risollevo. I movimenti vanno eseguiti sempre in maniera completa, quindi cercando di eseguire gli esercizi sempre nel massimo range di movimento possibile. In questo caso devo andare con il mento e con il petto a sfiorare il pavimento. Fatti questi esercizi, sempre con l'aiuto di due sedie, possiamo anche andare ad eseguire gli esercizi per lavorare con i tricipiti. E quindi questo esercizio è ideale per le donne. Esercizio, diciamo, è una versione semplificata e questi piegamenti con le sedie sono perfetti per andare a tonificare tutti i muscoli estensori del gomito. Viene eseguito in questo modo. Mi abbasso e poi mi risollevo. Se ho livelli di forza superiori, posso eseguire dei classici dip sfruttando in questo caso sempre l'aiuto di due sedie. Ovviamente le sedie devono essere sedie robuste, altrimenti potete rischiare che queste sedie si spezzino andando a provocarvi un infortunio. Quindi, se siete più in forma, l'esercizio che andiamo a fare sono dei classici dip alle parallele. Ovviamente in questo caso non ci sono le parallele, ma le eseguiremo con l'aiuto di due schienali delle sedie. Quindi l'esercizio verrà eseguito in questo modo: di qua mi abbasso e poi mi risollevo. Esercizio fenomenale con cui allenare il tricipite. Altri esercizi che potete fare con le sedie ce ne sono tantissimi in realtà. In questo momento mi viene in mente un'alzata frontale per andare a stimolare i muscoli anteriori del deltoide. Quindi da questa posizione afferro la mia sedia e la sollevo anteriormente in questo modo, andando a fare quelle classiche alzate frontali che si eseguono con i manubri. Voglio andare ad allenare tutta la spalla, posso andare a prendere la mia sedia e da questa posizione sollevarla in alto, mi abbasso e poi la sollevo, così mi abbasso e la sollevo.
fare degli esercizi più difficili, sempre per andare a stimolare i muscoli estensori del gomito, mi viene in mente un esercizio che simula un po' il French press, in questo caso eseguito con l'utilizzo di una o due sedie. Quindi lo potrei fare in questo modo. Metto le sedie e da questa posizione mi abbasso e poi mi risollevo. Esercizio ottimo con cui allenare i tricipiti. Come avete potuto vedere, anche senza dover andare in palestra, riuscite ad allenarvi comodamente in casa. Ovviamente tutti questi esercizi a corpo libero con l'ausilio di due sedie, sono adatti ovviamente a persone che hanno una scarsa forma fisica o una media forma fisica. È normale che persone molto allenate hanno bisogno di altre cose, hanno bisogno di sovraccarichi o comunque di altri attrezzi, attrezzature per stimolare meglio i propri muscoli. Però se siete delle persone mediamente in forma, delle persone fuori forma, a mio avviso avete tutti i mezzi per incominciare un buon percorso d'allenamento a casa vostra. E questi miei video vi serviranno proprio per decidere di rimettervi seriamente in forma. Ci vedremo nella prossima puntata dove vi mostrerò come allenare gli addominali sfruttando sempre le nostre sedie. Grazie per avermi visto anche questa volta.